Amici del software libro open source, benvenuti o bentornati in questa 66esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa settimana parlando di Immuni, l'applicazione più chiacchierata degli ultimi mesi. Come ben saprete l'app è stata rilasciata ed è arrivata sugli store di Android e iOS e con essa tutto il codazzo di polemiche che questa applicazione della discordia si sta portando dietro da quando è stata annunciata. In questa fase iniziale è stata avviata una sperimentazione in quattro regioni, ovvero Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. Nonostante alcune riserve che continuo ad avere in merito a quest'app, specie per quanto riguarda la sua utilità in questa fase, perché eh, sapete bene eh, l'applicazione sarebbe dovuta essere pronta già per la fase 2, cosa che eh, non è stato possibile, ho deciso comunque di installarla e tenerla attiva sul mio smartphone Android. Ormai eh, sempre più esperti del settore concordano nell'affermare che con tutta probabilità Immuni non sarà utile in questa eh, pandemia ma servirà a testare il tutto in virtù di una futura ipotetica eh, pandemia futura. Ovviamente facciamo tutti quanti gli scongiuri facciamo tutti quanti le corna perché questo non avvenga mai eh, ma tant'è, è eh, meglio eh, arrivare pronti eh, come dicevano i latini se vuoi vivere in pace preparati alla guerra. A difesa di Immuni c'è comunque da dire che l'applicazione eh, ha accumulato un grosso ritardo eh, anche perché il team di sviluppo ha dovuto attendere l'arrivo delle API sviluppate. Congiuntamente da Apple e Google, senza delle quali l'applicazione eh, avrebbe avuto diversi problemi. Fra i quali un draining pauroso della batteria del nostro smartphone, cosa che sta eh, accadendo in Francia, dove il governo ha pensato bene di svilupparsi un'applicazione tutta sua con blackjack e squillo di lusso, come direbbe qualcuno. E adesso si stanno vedendo i problemi connessi a, a questo, cioè praticamente l'applicazione, eh, quella francese, necessita di una notifica persistente per poter funzionare, e, e quindi fa scaricare la, la batteria in maniera paurosa. Vedremo come si evolverà la cosa. Eh, fra l'altro, vi ricordo che su GitHub è stato pubblicato anche il codice eh, sorgente relativo al back-end di Immuni. Quindi Potete andarlo a spurciare. Passiamo adesso alle notizie nel mondo delle distribuzioni Linux. È arrivata la release candidate di Open Source 15.2. Questo passaggio coincide con i freeze dei pacchetti software da includere nella distribuzione. Eh, su questa nuova eh, versione troveremo eh, fra gli ambienti desktop predefiniti KDE Plasma 5.18 LTS, GNOME alla versione 3.34 e XFSE alla versione 4.14 il software non è, è di primo piego ma questa è scelta è motivata dalla natura della distro che è eh, votata alla stabilità massima il prossimo appuntamento con OpenSUSE è fissato per giovedì 2 luglio 2020 Giorno in cui uscirà la versione stabile, altro rilascio di questa settimana riguarda DevOne 3.0, nome in codice Beowulf. DevOne è un fork di Debian senza Systemd. Di questa distribuzione e delle motivazioni che hanno spinto eh, i eh, fondatori di questa distribuzione a realizzare questo progetto, vi avevo già parlato eh, qualche anno fa quando ebbi il piacere di intervistarne eh, uno dei fondatori che fa l'atto italiano. Questa nuova versione si basa su Debian Buster 10.4 e utilizza il kernel Linux 4.19, ovviamente con una, una serie di modifiche atte a sostituire Sist e tutti quanti eh, le cose che si porta dietro sistemi ID. Per maggiori informazioni eh, vi invito a leggere l'intervista che trovate su, eh, su Marcosbox Box e le note di rilascio. Per una disistore rilasciata c'è un'altra che deve ancora arrivare, ma che eh, sta già suscitando alcuni malcontenti. Sto parlando di Linux Mint 20, la prossima major release di Linux Mint, che sarà basata su Ubuntu 20.04 LTS. Negli scorsi mesi vi avevo parlato di alcune delle novità connesse alla distribuzione, come l'arrivo di una nuova palette colori per il tema Mint Y e per le sue varianti cromatiche. Sapete bene che su Linux Mint rilascio il tema Mint Y, quello verde, con quel bruttissimo verde di Linux Mint, e poi fanno tutti quanti. Eh, alcune, le varie varianti cromatiche, che c'è da dire, sono una più brutta dell'altra, non so dove sono andati a prendere quelle versioni di, di Colori. E infatti eh, avevamo deciso di rimettere mano alla palette Colori ed ero entusiasta di questa cosa, per, finalmente ad esempio Linux Mint avrebbe avuto un tema blu con un blu com, come, come Cristo comanda. Bene, eh, però... Eh, a molti della community non è andata giù questo, questo questo ritocco e quindi il team di Linux Mint stando alle ultime notizie ha deciso che eh, per questa versione saranno più conservativi in pratica hanno scelto di ridurre la quantità di modifiche apportate alla polietturi al fine di andare incontro alla comunità certo a mio avviso stupido ma chi sono io per giudicare Beh, eh, comunque il problema principale dei Linux Mint 20 riguarda il formato snap Linux Mint ha già adottato in passato politiche volte a escludere dalla distribuzione l'utilizzo di applicazioni in formato Snap o quantomeno scoraggiarne. In particolare, il team di Linux Mint non è mai andato giù il fatto che su Ubuntu, sulle ultime versioni, se voi andate a installare ehm, Chromium il browser web da APT, il metabacchetto che fa? va a richiamare un pacchetto in formato snap e installa Chromium in formato snap. La scelta fatta dal team di Ubuntu eh, di utilizzare questo sistema eh, deriva dal fatto che eh, hanno voluto semplificare il rilascio di, eh, delle ultime versioni di Chromium su tutte quante le eh, versioni di Ubuntu, su tutte è LTS, senza avere problemi per quanto riguarda le dipendenze e quant'altro. Quindi, sapete bene che le LTS hanno un freeze di pacchetti e quindi alcuni eh, pacchetti base non vengono aggiornati. E quindi è difficoltoso stare lì ad aggiornare applicativi come Chromium. Bene, con questa soluzione, con l'utilizzo di Snap si è risolto praticamente il problema si è risolto praticamente il problema perché. C'è cioè uno SNAP, lo SNAP viene rilasciato eh, reso compatibile una volta e quindi funziona su tutte le TS, su tutte le semestrali, ma anche su tutte quante le eh, distribuzioni che utilizzano eh, il formato SNAP. Bene, a ah, quelli di Linux Mint. questa decisione non mi è mai piaciuta perché dicono loro, eh, vabbè se io vado a installare una APT tu di nascosto non mi devi installare un pacchetto SNAP e fin qui pacifico. Però eh, la motivazione era quella. Linux Mint si basa su Ubuntu e quindi eh, o segue il tram o, o si attacca. E hanno deciso di attaccar, o meglio, far attaccare noi utenti. E hanno deciso che eh, su Linux Mint quando andremo a installare Chromium da eh, APT ci verrà fuori un messaggio che ci avviserà eh, di questo problema e del perché il pacchetto è vuoto e non installa nulla. Oltre a questo APT proibirà l'installazione di SnapD e, e niente. Verrà comunque, uh, detta loro, eh, realizzato un wiki che spiega come fare per poter arginare il problema, ma a mio avviso questa eh, è una, una scelta sciocca, eh, A mio avviso eh, dovrebbero lasciare all'utente eh, la, la possibilità di installare eh, il, tutto, il tutto direttamente in formato stampa, visto e considerato che il successo di Linux Mint è basato anche sul successo di Ubuntu la distribuzione dalla quale deriva tra l'altro così facendo escono da Mint il pacchetto di Chromium a questo punto che si diano da fare per fornire una versione di Chromium installata direttamente dal repository perché eh, sapete bene che Chromium è usato da molti utenti come alternativa a, a Chrome ma anche a Firefox e molti utenti l'apprezzano quindi speriamo che verrà che venga fatta una soluzione alla, diciamo, alla Pop! OS che eh, propina Chromium eh, dei, suoi, dei suoi repository, quindi eh, su Pop! OS questo, questo, questo problema è stato originato in, questa, in questo modo. Va bene, comunque, eh, il resto delle modifiche che riguardano Linux Mint 20 riguardano un miglior supporto eh, dei i, i driver NVIDIA Optimus, quindi con schede ibride il supporto a multimonitor e finalmente hanno messo mani anche all'area di notifica e hanno armonizzato un po' le icone della 3D sistema che ci voleva. Diciamocelo. Restando in ambito Linux c'è una bella notizia: Lenovo ha deciso di estendere la certificazione Linux a tutti i ThinkPad serie P e alle ThinkStation Workstation. Verrà garantito il supporto a Ubuntu e LTS e a ah, Red Hat Enterprise Linux, questo significa il poter avere un supporto tecnico completo, eh, patch sicurezza, ottimizzazioni firmware, BIOS, eh, ma anche il fatto che l'innovo eseguirà l'upstream dei driver direttamente del kernel Linux. È un'ottima cosa, spero che in futuro riuscirà a, a mettere mano su uno dei loro prodotti e a comprare uno dei, eh, dei ThinkPad in questione, anche perché già in passato eh, avevano la nomina di eh, computer. Eh, Orientati a Linux e, e questo, questa, questa decisione da parte di Lenovo non fa che andare in questa direzione quindi per consolidare questa esperienza, eh, magari apre un Patreon, così me lo finanziate voi. Scherzo. Comunque, eh, bella notizia, bella notizia è vedere che Lenovo eh, crede in Linux. Se siete utenti Firefox e utilizzate Wildland, potete eh, gioire perché uno sviluppatore di Fedora ha pubblicato una patch che consente di avere. L'accelerazione hardware su Firefox in esecuzione con WireGrant. Per funzionare, mh, abbiamo bisogno di Firefox 77, il cui rilascio è stato fatto qualche giorno fa, e di Fedora 31 32. Poi eh, qualche altra cosina. Maggiori informazioni le trovate sul blog, eh, con, dove trovate tutti quanti i link al sito del, dello sviluppatore. Attualmente eh, eh, questo funziona: l'accelerazione hardware. Soltanto eh, su, eh, su Wayland e non su X11, non perché lo sviluppatore non abbia potuto implementarla eh, per ragioni tecniche, ma eh, semplicemente perché non aveva tempo e non è riuscito a fare il porting anche per X11. Si spera che qualche anima pia il porting. Ha pubblicato comunque eh, una richiesta sul, eh, sull'apposito sito, andate a vedere se siete in grado, se volete contribuire, datevi da fare. Infine, questa settimana c'è stato il rilascio di Blender 2.83 LTS, la prima versione con supporto a lungo termine di Blender, il programma che praticamente fa tutto: grafica digitale, montaggio video, eh, animazioni 3D, 30... so so, fa, fa, fa anche il caffè Blender. Fra le eh, nuove funzionalità che sono state introdotte in questa nuova versione, troviamo il supporto VR. L'importazione nel formato Open OpenVDB, il denoising del Viewport OptiX e altre mh, modifiche, quelle che renderanno, eh, faranno, mh, faranno contenti molti di voi all'ascolto. Sul blog trovate i link alle note di rilascio e anche un video che illustra vi tutte le principali novità. Infine, mi sono lasciato per ultimo eh, una piccola recensione che ho pubblicato ad inizio settimana su Tmax OS che è una distribuzione realizzata in Corea del Sud che mira a rimpiazzare Linux. Come ben saprete, il governo sudcoreano ha annunciato lo scorso anno l'intenzione di voler cambiare il sistema operativo presente sui computer eh, presenti nel, nel Ministero dell'Interno dell e del, quello della sicurezza, migrando da Windows a Linux, nella fattispecie da Windows 7, perché lo utilizzano ancora Windows 7. Subito dopo questa questa, questa chiamata alle armi che c'è stata a livello nazionale, diverse aziende locali hanno deciso di fare investimenti a riguardo. E fra queste, eh, fra queste aziende troviamo T-Max A&C, eh, come si pronuncia il nome, che ha rilasciato T-Max OS, che è una distro basata su Debian, che offre una serie di applicativi fatti in casa, un ambiente desktop basato su Gnome che srizza l'occhio a eh, Microsoft Windows nei tema, nei colori e quant'altro, ed è interessante questa distribuzione perché offre il supporto alle applicazioni Windows out of the box grazie all'integrazione con Wine perché praticamente eh, voi scaricate gli X e li potete installare direttamente perché Wine è già preinstallato e configurato. Oltre eh, a questo, cosa molto interessante di questa distribuzione è che offre una suite da ufficio sviluppata in casa che, almeno nell'aspetto, non fa rimpiangere per nulla Microsoft Office, e quindi di sicuro cioè, è, è pensata proprio per mettere a proprio agio. Gli utenti eh, provenienti da, dal mondo Microsoft. Eh, LibreOffice, sto parlando con te, datti da fan per un restyling che lo so, che non arriverà mai. Comunque, vabbè. Per maggiori informazioni, vi invito a leggere il blog e a lasciare magari qualche commento. Bene, con, con questo concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!